Noi chiediamo che gli elettori confermino il voto degli iscritti sia su Bersani che su Blasi. La Puglia per noi è decisiva l'anno prossimo, quindi c'è bisogno di un grande Partito Democratico partecipato che promuova il rinnovamento della politica e metta in campo idee nuove. L'onorevole Enrico Letta è convinto che saranno Pierluigi Bersani e Sergio Blasi, già scelti dagli iscritti, a conquistare la segreteria nazionale e quella regionale del PD anche dopo le primarie di domenica. La certezza però in realtà non c'è, perché Dario Franceschini e soprattutto Michele Emiliano sono avversari agguerriti. E così Letta è sceso in Puglia per rivolgere l'ultimo appello ai votanti. Accanto a lui a sostenere Blasi l'altro parlamentare Francesco Boccia, secondo il quale il sindaco di Melpignano è la sintesi perfetta di Vendola ed Emiliano. Blasi, prima di chiudere la campagna congressuale a Carbonara e a Brindisi, ha garantito che lunedì, comunque vada, si metterà a lavorare per un partito che riformi il ceto politico, in cui non vinca chi alza di più la voce e che trasformi la questione meridionale in questione nazionale e mediterranea. Il rischio che però, dopo i veleni che hanno preceduto le primarie, il PD si spacchi, c'è tutto. Ci sono stati troppi veleni, non va bene così, c'è bisogno di molta maggiore coesione, unità, sapere che siamo tutti insieme, saremo tutti insieme da lunedì, perché credo che ci sia bisogno di sapere che alla fine dall'altra parte stanno i nostri avversari e credo quindi che su questo l'impegno che dobbiamo metterci, l'impegno adesso a ritrovare la giusta coesione, credo che sia un impegno che possiamo ragionevolmente prenderci.